benvenuti. Ora siamo in compagnia del fratello minore del tablet che abbiamo visto in precedenza, l'S5000, cioè il Bib X. È lo smartphone di punta di casa Lenovo, che però non sarà disponibile in Europa ma solo in Cina, e quindi sarà acquistabile solo tramite spedizione dalla Cina direttamente, e più o meno sarà sui 300 euro il costo, quindi considerando poi le spedizioni e la dogana sui 350, massimo 400 euro ci hanno detto. Per quanto riguarda il dispositivo, abbiamo una fotocamera da ben 13 megapixel posteriore più il flash LED, e questa linea eccezionale che riprende quella del tablet, e un peso davvero fantastico di appena 121 grammi. Abbiamo poi uno spessore invece di soli 6.9, infatti tenere questo smartphone in mano è davvero un piacere. Bene, parliamo allora del display. Abbiamo come display un 5 pollici full HD con 441 ppi e con degli buoni angoli di visione. Infatti si riesce tranquillamente a spostare il telefono a destra e a sinistra e gli angoli di visione rimangono comunque di buona qualità. Abbiamo all'interno poi un processore quad-core da 1.5 GHz. A questo punto andrei a vedere magari la versione di Android che è installata sul dispositivo. Andiamo su Settings. Vediamo un po' all settings, eccoci. About Phone. Version. Abbiamo la versione 4.2.2 attualmente sul dispositivo, che sarà disponibile diciamo intorno a novembre, questo è quello che ci hanno detto, naturalmente sempre sul mercato cinese. Andrei allora a questo punto a vedere magari sullo storage cosa è disponibile. Abbiamo la memoria interna più la memoria esterna, quindi totale dovremmo avere un 32 GB su questo prodotto, poi 23 di memoria esterna, 5 di quella interna, quindi totale sì, sicuramente 32 GB e in circa 29 liberi. Questo è per quanto riguarda lo storage. Non fate caso se a volte abbiamo problemi magari di qualche ritardo, visto che comunque il software non è sicuramente ancora quello definitivo. Bene, allora direi a questo punto che abbiamo detto un po' tutto quanto, andrei semplicemente a vedere come va su internet il telefono, quindi andrei ad utilizzare Google Chrome e andrei su Android Blog, sperando che il wifi non sia al collasso. No, purtroppo il wifi ci sta abbandonando, ci dice che siamo offline. Vediamo se riusciamo ad attaccarci a un altro wifi e magari vi faccio anche vedere la parte relativa al wifi. Eccoci, proviamo a vedere se ok, connected to Lenovo. Dice connected, però purtroppo non mi sembra andare, riproviamo, li facciamo ricaricare la pagina, vediamo se ci torna su Android Blog. Ecco, stiamo riuscendo ad andare, forse vedo la barra che si sta caricando. Nel frattempo vi aggiungo che il telefono è mono sim, quindi non è dual sim come magari altri Lenovo, è solo una sim all'interno. E vediamo che il browser sta andando, non vi preoccupate, non è un problema di telefono ma è solo un problema di wifi. Eccoci che stiamo arrivando su Android Blog, proviamo appena viene caricato un po' di più già a fare qualche movimento per vedere come risponde il telefono. Direi che c'è qualche piccolo lag nel renderizzare subito la pagina, nello scrolling qualche altro piccolo lag, però sarebbe da vedere il telefono quando avrà un software comunque definitivo. Ma devo dire che ora che comunque sta quasi finendo il caricamento, vedete come il telefono è subito più fluido. Vediamo un po' il doppio tap, eccezionale, rapido, e ci permette di arrivare subito nella impaginazione corretta del sito. Direi quindi allora che per questa anteprima del nuovo Vibe X sia tutto. Vi ricordo che sarà disponibile a novembre a un prezzo in Cina di 300 euro. Bene, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Laser edge.